Salve a tutti amici di Marcos Box, ben ritrovati nel consueto appuntamento con il riassunto della settimana delle notizie postate su Marcos Box da me e dai miei amici. Cominciamo con la prima notizia della settimana. Marcel ha rilasciato la nuova versione di Caledonia. Cos'è Caledonia? Caledonia è un tema compreso di tutto praticamente per KDE. Nella fattispecie ha rilasciato una nuova versione di Caledonia 1.5 del tema per KDE Plasma, praticamente visto la barra sotto e queste cose qua. Il tema è di un'eleganza unica, è molto bello, tant'è vero che in passato Caledonia è stato utilizzato su alcune distro come tema predefinito. Questa nuova versione aggiunge la compatibilità a KDE 4.11 e alla futura KDE 4.12, nonché va a rifinire ulteriormente a livello di design, di piccolezze, come ad esempio quando si minimizza la finestra, il dettaglio, oppure le icone di stato. L'unico appunto che si può fare a questo tema è che, come sempre, per tutti i temi di KDE Plasma, perché questo non è un problema soltanto del tema Caledonia, è che ad esempio le icone di stato di alcuni programmi, quelle dinamiche, non si adattano al tema. Faccio l'esempio in parole povere. Aggregator, il feed reader, ha un'icona che cambia quando c'è la presenza di nuovi messaggi non letti. Praticamente mette il numerino. Nel tema Caledonia 1.5 c'è l'icona nella sys3 fatta da Marcel, che però torna all'icona normale quando c'è presenza di messaggi non letti. Vabbè, comunque, come ho detto, non è un problema di Marcel, ma è un problema dei temi per KDE. Il team di KDE dovrebbe lavorare su questo. In settimana ho postato il video unboxing delle LG Fireweb D300. Che cos'è l'LG Fireweb D300? È lo smartphone, il primo smartphone realizzato dalla casa coreana con Firefox OS. Questo device è attualmente in vendita in Sud America. C'è da dire, nel video unboxing appunto è possibile vedere il contenuto della confezione nonché una panoramica del sistema. Rispetto ai suoi fratelli realizzati da ZTE e da Alcatel, questo device ha una marcia in più, vuoi per via dell'hardware, vuoi anche per via del fatto che monta nativamente l'ultima versione di Firefox OS. Fatto sta che comunque le prestazioni comunque non si avvicinano ancora ai principali competitor che noi abbiamo nel mondo della telefonia. Speriamo che nel futuro prossimo vengano fatte ulteriori migliorie e magari speriamo di trovare Firefox OS anche su device più prestanti. Ma soprattutto speriamo di vederlo presto in Italia. Il partner commerciale era Telecom, ancora però non ha fatto sapere che intenzioni ha di commercializzazione di questo sistema operativo. Notizia della settimana è la discesa in campo di Marcos Box su Google Currents e Puoi Edicola. Adesso, se avete questi due servizi, se fate utilizzo di questi due programmi sul vostro smartphone con Android, è possibile abbonarsi a Marcos Box gratuitamente, ovviamente, e poter sfogliare Marcos Box a mo' di rivista digitale. È un servizio in più che è stato fatto. Ho deciso di farlo perché comunque fa figo, ce l'hanno parecchi. No, scherzi a parte. E comunque perché mi era stato già chiesto in passato, soprattutto per Google Currents. Poi ho colto la parola base che c'è stato Puoi Edicola. Mi sono stato anche spinto dai miei amici che scrivono su Marcos Box. Quindi ho deciso, ma facciamo questa cosa. Un piccolo post di aiuto. Non ho ben capito come si gestisce la pagina producer, quindi dover adattare il tema e cose del genere. Se qualcuno di voi ha esperienze nel settore, meglio del servizio Google Currents, me lo faccia sapere, magari mi dà una mano per perfezionare il sistema. Tra parentesi, ho aggiunto anche al feed, diciamo così, la sezione video, quindi i video car che carico su YouTube ve li trovate anche su Google Currents e su Puoi Edicola. In settimana, Rodrigo, martedì, ha pubblicato un editoriale. Un editoriale che nasce da un rant. Che cosa è successo? L'editoriale si intitola Cara Mint, tanti saluti. Rodrigo aveva Linux Mint su un portatile. Da un giorno all'altro però Linux Mint ha smesso di funzionare. Non si aveva Cinnamon,
ha avuto problemi, poi è riuscito a farlo partire, poi ha avuto problemi con Nemo, ha avuto problemi con la rete, problemi su problemi, praticamente la distro si è autodistrutta. Andatevi a leggere l'editoriale di Rodrigo e andatevi a fare anche quattro risate. C'è da dire che questo comportamento autodistruttivo di Linux Mint mi è stato segnalato anche da altri in questi giorni. Fatemi sapere la vostra se avete avuto problemi con qualche aggiornamento o qualche cosa del genere. Fatemi sapere, appunto, magari commentate direttamente nel post di Rodrigo, perché nemmeno Rodrigo è riuscito a capire che cosa ha generato l'autodistruzione. Può darsi che è a scadenza come gli elettrodomestici, visto che è uscito questa settimana Linux Mint 16, magari si autodistrutterà 15 per incentivare l'installazione della 16. Chi lo sa? In settimana ho pubblicato poi un piccolo post su un progetto di mini PC messo a punto da Aaron Sego e commercializzato con la sua società Make Play Live. Il progetto si chiama Improv ed è un mini PC che è modulare con hardware open source. Tutta la documentazione su come viene costruito, su come espandere e tutto il resto verrà rilasciata alla comunità. Sarà dotato di MerOS, che è una distribuzione Linux, la stessa che viene utilizzata su Spark, il tablet che però non si sa che fine ha fatto, realizzato sempre dalla stessa società. Le caratteristiche sono interessanti anche visto il rapporto al prezzo. Diciamo che abbiamo per 75 dollari, se non vado errato, sì, che 75 dollari che è il prezzo di vendita iniziale, avremo una CPU dual core da ARM Cortex A7 da 1 GHz, 1 GB di RAM, 4 GB di memoria integrata, poi vabbè, tutta l'espandibilità con HDMI, portale Ethernet, eccetera, eccetera. Plus di questo sistema, appunto, la presenza di MerOS e quindi la potenza di KDE. Come dicevo, anche l'altra plus di questa di Improv è il fatto che è completamente modulare. E tutte le caratteristiche saranno rilasciate sotto licenza GPL. Come vi ho detto, commercializzazione nel vecchio continente, negli Stati Uniti, a partire da gennaio, o meglio, consegna, da gennaio 2014. Speriamo che non faccia la fine di Spark. Marco Persi poi in settimana ha postato un post su Kano. Che cos'è Kano? Kano è un mini PC basato su Raspberry Pi, che ha come sistema operativo Kano S, che è praticamente è una Debian leggermente modificata, che ha come caratteristica principale di essere facilmente assemblabile da parte dei bambini, divertente da utilizzare, facile da espandere. Questo progetto è nato su Kickstarter, in poco tempo è riuscito a raggiungere la cifra dei 700.000 dollari che erano necessari per far parte del progetto, e appunto è stato, quindi adesso potrà essere acquistato da tutti quanti. È interessante perché meglio, è interessante il target a cui è riferito. Praticamente i ragazzi potranno imparare come assemblare un mini PC, potranno imparare come gestire software e cose del genere. Mi piace molto come idea. Il prezzo di vendita sarà di 110 dollari all'incirca. Prezzo maggiore, direte voi, rispetto agli Improv, ma la caratteristica è che offre anche out of box più componentistiche rispetto all'Improv. Essendo modulare, Lego e adatto ai bambini, troverete già la tastiera wireless, troverete già il case in plastica, gli speaker audio, servirà soltanto collegarlo a un televisore. Stefano ha poi postato il suo consueto riassunto sul mondo OpenStreetMap. A fare da padrone anche in questo post sono notizie riguardanti l'impegno che la comunità internazionale di OpenStreetMap ha avuto nel realizzare la cartografia delle zone colpite dal tifone delle Filippine. Praticamente i maggiori giornali, fuori New York Times, Guardian, l'Atlantic, hanno pubblicato hanno diverse mappe appunto realizzate da OpenStreetMap, quindi hanno, diciamo così, fatto pubblicità al mondo di OpenStreetMap. È interessante notare che praticamente dopo 15 giorni e 1500 contributori, di cui fa parte anche Stefano, provenienti da quasi 80 nazioni, hanno creato ben 3,8 milioni di notifiche, una quantità impressionante.
Fa piacere vedere che la comunità OpenStreetMap è così attiva, così, appunto così attiva e così presente. Questo è anche merito della filosofia che c'è alla base del software libero e tutto il resto. È stata poi pubblicata anche una piccola guida per i principianti per aiutare a collaborare con l'Humanitarian OpenStreetMap Team. Poi vabbè, sono state postate anche alcuni post, alcune notizie riguardo al futuro di OpenStreetMap, sono collegamenti che trovate, poi andatevelo a leggere, che sono interessanti. Poi, tra parentesi, adesso nel blog abbiamo anche un altro mapparo, perché Marco Persi si è lasciato coinvolgere, quindi è diventato un OpenStreetMapparo, quindi ora siamo a due, c'è Stefano e c'è Marco Persi. Aspettano tutto da me, aspettano. Stefano ha poi pubblicato anche in settimana la notizia riguardante la prima console non Valve, la prima Steam Box non Valve. Come se ben sapete, la Steam Box potrà essere realizzata anche da altri produttori. SteamOS potrà essere montato anche su altri, su altre console, su altri mini PC. Il primo produttore, il primo contendente è iBuy Power, che produce di suo macchine destinate al gaming. Quindi si è lasciato subito coinvolgere in questo progetto e ha realizzato la sua prima macchina. Costerà 499 dollari, CPU AMD multicore, scheda grafica AMD Radeon R9 270, disco fisso di 500 giga, comunque una bella macchina che monterà SteamOS e monterà, sarà compatibile anche con lo Steam Controller. Giorno 27 è iniziata la commercializzazione di Yoga, il primo device prodotto da Yola, società fondata da Esui di Nokia, ingegnere Esui di Nokia, ed è stato pubblicato per l'occasione un video che riassume, praticamente mostra tutte le caratteristiche principali di Yola e di Sci-Fi OS, il sistema operativo che equipaggia lo Yola. Molto bello, molto interessante, peccato per il prezzo e peccato per il fatto che questo device attualmente non è commercializzato fuori dal paese natio. Staremo a vedere comunque nel nuovo anno se hanno intenzione di espandere ulteriormente il mercato e cosa ci aspetta. Magari device un po' più economici, perché 399 euro come prezzo di lancio dello Yoga potrebbe far desistere molti, perché uno potrebbe fare l'assonanza e dice: ma a quel prezzo mi compro per esempio il Nexus 5 o mi compro qualsiasi altro device, per esempio il Windows Phone. Comunque, il potenziale c'è. In settimana poi hanno pubblicato anche una serie di video, mini video, sulle funzionalità. Poi andate a vedere sul canale di Yoga, magari vi metto il link. Torna anche questa settimana la rubrica Le frustrazioni dei Persi. Questa volta, Marco Persi, da non confondere con Marco Giannini, che sono io, che ogni tanto su Facebook lo fate, che questa volta si è cimentato nell'installazione di Manjaro 0.8.8. Piccola premessa, personalmente non ho avuto problemi quando c'è stato il test della versione RC, che è così. Marco invece ha avuto una serie di problemi che non. Vabbè, andatevi a leggere il suo post goloso e andatevi a leggere che cosa è successo. Per tutti i milanesi e non solo, tutti quelli della zona, segnatevi sul calendario la data del lunedì 2 dicembre, quindi lunedì mo, entrante. Richard Stallman sarà ospite presso il Macao. Macao è il nuovo centro per le arti, la cultura e la ricerca di Milano. Non lo leggo perché non sono della città, quindi non lo so. È sito in Viale Molise 68. Richard Stallman interverrà con uno dei suoi soliti lezioni. Lezioni che non sono di natura tecnica, sono le sue chiacchierate sul software libero. Ne ho assistita una quando venne nella città di Foggia e sono rimasto stregato da Richard Stallman. Si vede magari forse pure la barba. No, comunque, scherzi a parte. Tutti i pinguini, secondo me, dovrebbero vedere almeno una volta dal vivo Richard Stallman. Trasmette una energia, trasmette una carica che fa venire voglia di far parte di questo mondo. Quindi, se siete a Milano, se siete della zona, fateci un salto. Non è stata pubblicata l'orario dell'intervento,
perché non è stato ancora comunicato. Comunque, in calcio trovate sia l'indirizzo posto sul sito della Free Software Foundation che la mail del Macao, quindi potete contattare Macao se siete interessati, appunto, contattare e sapere a che ora c'è. Poi magari fatemelo sapere anche a me se siete andati. Ieri è stata poi rilasciata la prima versione beta di Corora 20, nome in codice PIS. Corora che cos'è? È una derivata di Fedora che, rispetto a Fedora, ha dalla sua più software out of box e l'aggiunta dei repository RPM Fusion. Sono quei repository che contengono programmi di terze parti che per natura di licenze non possono essere inclusi nei repository di Fedora. Quindi VLSI, perché per esempio VLSI non è incluso nel repository di Fedora, Steam, cose del genere. Quindi vi ritroverete con una Fedora già preconfigurata, con appunto una serie di software aggiuntivo e servizi. Io ho provato la 20 con KDE, vabbè, ho provato anche il precedente rilascio, la 19.1, però ho potuto provare la 20 con KDE e la 20 che comunque è ancora in beta, basandosi su Fedora 20 che è ancora in beta a sua volta. Marco Persi ha provato invece la versione con GNOME. A parte c'è da dire che non è che mi è particolarmente tanto convinto, perché a parte l'impatto grafico, quello sfondo se lo potevano risparmiare, vabbè. Il problema è che, come dire, c'è troppo software, sembra di essere di fonte. Avete presente Windows appena lo comprate? Comprate un portatile con Windows, lo accendete la prima volta che vi ritrovate una marea di crapule, di programmi che non servono un cavolo, che dovrete disinstallare. Bene, la stessa sensazione si avrà su Core 20, perché vi ritrovate una serie di programmi che non lancerete mai, a meno che, vabbè, siete gente che sta a lanciare 5.000 programmi diversi davanti nella sera e che ha tantissimi interessi. Ultimo post, gli ultimi due. Questa mattina è stato annunciato in tempo per la fine del mese, come era stato promesso, il rilascio di Linux Mint 16, nome in codice Petra. Sono state rilasciate le main edition, quella con Cinnamon e quella con Mate. Questa nuova versione con Cinnamon punta Cinnamon 2.0, Mate invece mi sa che è rimasta la 1.6, se non vado errato. Sì, ci sono delle prestazioni superiori rispetto a vecchie versioni di Cinnamon. Maggiore velocità, minor consumo di risorse, almeno nel mio caso sulla mia macchina. Poi, come ben sapete, Cinnamon si comporta in maniera diversa a seconda dell'hardware a cui va incontro. Che dire, ho realizzato la mia consueta guida post-installazione. Nonostante abbia avuto comunque dei problemi in fase di RC, quando è stata fatta la prima RC, perché ha avuto crash su crash, uno appresso all'altro. A parte la sensazione di velocità e cose del genere, non lo so, non mi ha convinto tanto per adesso, vabbè, è ancora presto. Comunque, ho seguito gli sviluppi anche da prima che venisse fatto il rilascio finale. Non è che mi abbia convinto tanto, questo è anche dovuto al fatto che è basata su Ubuntu 13.10, che sapete come avete avuto modo di vedere, che non è un grande rilascio di Ubuntu, anzi, quindi eredita i problemi di Ubuntu. Fatemi sapere la vostra, soprattutto se utilizzate Linux Mint come distro principale. Se utilizzate la Mint come distro principale, lasciate qualche commento, ditemi i vostri pareri, le vostre impressioni, magari non ora subito, che è a caldo, che appunto è appena stata rilasciata, magari fra una settimanella, magari ci ritornerò anche io con un video sull'argomento per sapere appunto la vostra, perché sono curioso di sapere che cosa ne pensano gli utenti storici di questo rilascio di Linux Mint. Bene, con questa notizia ho concluso, sono rientrato in 19 minuti, sono un campione. Spero di non annoiarvi troppo con questi video lunghi, perché sono stato criticato a morte per il fatto che sono troppo lunghi. Ci vediamo la prossima settimana, a meno che non ci faccio un video intermezzo della settimana come è successo la scorsa settimana, con uno sfogo andatevelo a vedere.
con un video su perché utilizzare Linux e non Windows. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Al prossimo video, la prossima settimana. Un saluto da Marco Giannini e da tutto lo staff di Marco Xbox. Ciao ciao!